ed è meglio di creare una confusione iniziale, un'ambiguità iniziale sul titolo. Perché? Una cosa è che tu pensi una cosa e poi ne scopri un'altra, un'altra cosa è che sei confuso e non sai cosa. Mi chiamo Giorgia, 5x5 25, la mia età. Voglio fare teatro, intanto faccio la cameriera. La matematica mi fa incazzare, come il lavoro non retribuito, come l'autobus che impiegherà 12 ore. Io mi chiamo Giuseppe, sono siciliano, di Termini Imerese. Sono milanista, questo è importante per tuo punto. Nato a Reggio Emilia da genitori pugliesi. Ho fatto la professore, tanto farò la mantenuta. Cosa me ne frega di studiare storia, tanto farò la dentista. Cosa me ne frega a me della geografia, se tanto non me ne andrò mai da questo paesino di merda. Bocciato, 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 ecco che lo dice, l'ha detto. Suona? Suona? E suona. Niente per i ragazzi, ma è ambientato in una scuola, giusto? Certo. Quindi tutti ci sono rimasti dentro. Tutti ci sono, Ci sono rimasti dentro. Tutti riescono a riconoscerlo. Ok. Anche oggi ho marinato la scuola. Io, Carlo, ho 26 anni, nato a Modena, residente a Mantova. Mi mancano il sole e il mare. Sono mancino. Questo è molto importante perché da piccolo... Mi chiamo Marcella, sono 29 anni che non sto ferma, prof. Ho fatto pattinaggio artistico, danza classica, contemporanea, anche no! Ecco, sono incazzata ed è tutta colpa della matematica. All'intervallo scappo. Non capisco perché volete sempre sapere che lavoro fanno i miei genitori. Certo che a 50 anni ha ancora quel bel fisichetto. Di qualcun altro diverso da loro. Quindi, se puntiamo di fare una cosa la cui finalità è coincide con il pubblico alla quale è rivolta, chiaro, cioè far sì che gli alunni si possano rivedere. Sì, perché comunque ok per i ragazzi, però quale adulto non vorrebbe ritrovarsi anche a livello immaginario in una scuola con una consapevolezza di adulto che è stato comunque...